Allora, buon pomeriggio. Siamo felici di avere tante persone a questa, questa conferenza, presentazione del libro del professor Picchi su Plinio il Vecchio. Io dovrò introdurre, sarò breve, quando un filosofo dice sarò breve, diffidate sempre, sarò breve perché ehm, vorrei che il professore illustrasse in, con tutti gli argomenti possibili il contenuto del suo libro, ma anche la figura di Plinio il Vecchio e da profano dal punto di vista letterario, da profano comunque da cultore, ma non da esperto di letteratura, di letteratura latina. Ehm, Premetto che il libro, come dicevo adesso al professore, io ne avevo avuto copia nel 2019, fine 2019, l'ho letto durante la pandemia. Allora c'è stato, tra l'altro è, è stato un periodo bellissimo perché si poteva leggere, nel senso che non sapevi se dovevi tornare a scuola, quindi abbia, almeno io ho dedicato quei giorni, ci cioè leggiamo, almeno occupiamo, eravamo tutti più rilassati, la quiete prima della tempesta. E, eh, e mi era piaciuto, nel senso che eh, non è un libro eh, che vuole fornire tanti dati, cioè accumulare, accumulare nozioni, eh, non è un libro che si rivolge esclusivamente agli esperti, anzi in qualche passaggio mi sembra di capire, poi glielo chiederemo, che non sono proprio gli esperti quelli a cui, a cui si rivolge. Uh, avevo avuto molto piacere a leggerlo proprio perché um, Plinio il Vecchio è una figura un po', come dire, ai margini dell'interesse dal punto di vista letterario e dal punto di vista scientifico. E leggendo questo libro e poi rivedendolo proprio per questa occasione, io ho avuto modo di fare, per parte mia, una riflessione sulla scienza, sulla divulgazione, sul metodo. Eh, proprio a partire da quello che avevo letto nel libro, e mi sono anche un po' accostato alla, alla sua opera qui a scuola in biblioteca. Questo lo dico per i ragazzi: abbiamo l'edizione dei millenni dell'opera, La Naturalis Historia di, di Plinio il Vecchio, dove c'è una introduzione di Italo Calvino che è molto interessante, proprio perché Italo Calvino ha utilizzato. Uh, l'opera di Pino Vecchio come, come di altri autori classici, per parlare di scienza, per parlare di uh, come dire, stupore davanti alla natura. E Italo Calvino, da scrittore ma anche molto attento al discorso scientifico, ci ha lasciato racconti, riflessioni su quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei confronti, nei confronti della natura. L'altra riflessione che mi veniva di fare era quella relativa al fatto che noi moderni molto spesso non riusciamo a comprendere, a calarci nella realtà degli antichi rispetto alla loro, uh, loro osservazione, loro, alla loro vicinanza alla natura. Cioè in realtà siamo così talmente abituati a guardare alla natura attraverso lo schermo del metodo, dell'analisi, della sperimentazione, che non riusciamo a cogliere del tutto il grande lavoro che è stato fatto da uh, scrittori, ri, uh, scienziati, filosofi o genericamente uh, persone, poeti interessati alla natura. Cioè loro ci hanno consegnato, e questo noi spesso lo dimentichiamo, un rapporto con la natura meno mediato da pregiudizi, da metodo e da conoscenze pregresse cioè spesso dimentichiamo, non riusciamo a calarci nella loro situazione di immediatezza cosa che noi ormai non abbiamo più, ormai è chiaro che guardiamo il mondo, guardiamo la storia con occhi di altri e tra l'altro questi altri tra cui Plinio il Vecchio che ci hanno lasciato Uh, informazioni raccolte opinioni sulla natura in realtà ci hanno lasciato un patrimonio di nozioni e di informazioni anche senza volerlo questa è la loro grandezza cioè anche senza volerlo ci hanno lasciato un patrimonio enciclopedico dove l'aggettivo la, uh, enciclopedico non è sicuramente negativo mentre noi oggi riteniamo che l'enciclopedia dicevo prima al professore che avevo letto mi era capitato di leggere recentemente alcuni articoli di Umberto Eco sul valore dell'enciclopedia e quale dovesse essere oggi un'enciclopedia. E paradossalmente, ma molto diciamo alla lontana, ma pure c'era in Umberto Eco quest'idea dell'enciclopedia non come raccolta di nozioni, ma come luogo aperto di crescita del sapere e delle conoscenze, che non sono mai date una volta per sempre. Plinio aveva la, la vocazione, l'interesse uh, a raccogliere quante più conoscenze possibili del mondo senza neanche sapere bene cosa farsene. C'è un passaggio nel libro in cui effettivamente il suo scopo non era quello di produrre chissà quale conoscenza del mondo, ma semplicemente stupirsi del mondo e raccogliere tutto quello che era possibile raccogliere in termini di nozioni che noi oggi chiameremo scientifiche delle diverse branche della, della scienza. Allora, dicevo, noi spesso dimentichiamo l'apporto che queste opere hanno dato alle conoscenze successive. Quando noi parliamo per la scienza moderna, Cartesio, Leibniz, Pascal e tutti gli altri grandi filosofi del Seicento, che hanno, o umanisti prima de, de, dei filosofi del Seicento, in realtà queste erano le loro fonti eh, e molti grandi filosofi del, dell'umanesimo, Telesio e altri, non è che avessero un'osservazione diretta e sperimentale della natura, avevano una visione della natura che era molto più vicina a quella degli antichi che non a quella della scienza moderna, della scienza moderna successiva. Quindi, e sono curioso adesso di, um, di cogliere ancora le l'argomentazione eh, del professor Picchi e ritornare su questo, che eh, noi dovremmo rivedere eh, in qualche modo per tornare a una certa, non dico spontaneità, perché la spontaneità non esiste in, in nessun caso eh, e non do alla parola spontaneità un valore etico, ma un valore semplicemente conoscitivo, dovremmo tornare a un approccio che era poi quello che tentava per esempio di recuperare un filosofo come Husserl cioè di ritorno alle cose nella loro vera natura, posto che si possa indagare la vera natura delle cose, cioè di superare un po' il pregiudizio che noi abbiamo, pregiudizio che vuol dire proprio pregiudizio, cioè avere già un'idea di quello che andiamo ad osservare. Allora quello che mi è piaciuto leggendo anche l'edizione dei millenni, non tutta ovviamente a, a passi a scelta, è proprio questa... Uh, questo che noi non abbiamo più, e cioè questa visione stupefatta della natura, cioè del fatto che esista, del fatto che si verifichino delle cose, del fatto che sia possibile connettere tra di loro fenomeni diversi con una spontaneità priva di qualsiasi scopo, se non lo scopo di conoscere. Ecco, questo mi ha colpito, per cui tutta la discussione sull'enciclopedismo, sulla validità della sua opera, in realtà la lasciamo agli esperti che possano discutere tra di loro, ma noi come uomini di cultura non possiamo che avvicinarci a queste opere cercando uno sguardo diverso rispetto a quello che noi abbiamo. Oltre a godere del modo in cui sono scritte, so, l'opera di Plinio non è scritta proprio benissimo, diciamo, non è scritta proprio benissimo, ma non è scritta proprio benissimo perché lo scopo non è quello della bella scrittura, voglio raccogliere. E far conoscere la stessa morte come dicevo prima è una morte diciamo da osservatore diretto poi sarà vero non sarà vero vedremo poi avviene vicino a, per un'eruzione del vesuvio per cui a napoli ci sono tuttora tracce della presenza della presenza pliniana ecco io facevo questa riflessione mh, che era quella che eh, tra l'altro si incontra con la riflessione che sto facendo proprio in questo periodo i rapporti tra letteratura e scienza, sapere, eh, quando sento che la letteratura deve sostituir, so, può sostituire le altre forme del sapere, ma la letteratura non tende a voler raggiungere scopi di sapere, cioè se tutto deve ridursi a sapere, ma poi sapere che cosa. Di fronte a scienze che sono diventate iperspecialistiche, cioè un Plinio il Vecchio oggi non potrebbe esistere, ci ha tentato Umberto Eco e per il suo campo di indagine ci è riuscito per molti, per molti versi, ma una cultura enciclopedica è impossibile, cioè il lavoro che Plinio il Vecchio ha fatto oggi lo farebbe un'equipe di ricercatori, cioè. Il sapere in, lui ha realizzato il sapere interdisciplinare, quello di cui anche nella scuola parliamo sempre. Ma non è ben chiaro come si debba costruire, ma soprattutto sulla base di quale metodo. Il metodo era Plinio il Vecchio. Ecco, questo, questo è il punto. Quindi mi ha colpito questo aspetto. Ehm, e mi confrontavo appunto prima col professor Picchi di questa svalutazione anche dell'opera di Plinio, che secondo me invece oggi potrebbe può dar vita ancora a una discussione. Cosa vuol dire conoscere, cosa vuol dire raccogliere il sapere e trasmetterlo, tramandarlo. Lui aveva un'idea chiara, cioè raccolgo perché si possano avere delle informazioni. Sa sono state utilizzate, non sono state utilizzate? Secondo me sono state utilizzate. Molti autori, da quello che ho letto in alcuni studi critici, lo hanno saccheggiato senza dirlo. Quindi siamo di fronte a un autore di quelli che non, non vengono studiati in modo ampio e partecipato, che non raccolgono grandi consensi, sono considerati minori, o già considerare minore uno che ha pubblicato un'opera abbastanza voluminosa, sicuramente in termini quantitativi non è un minore. Però la domanda oggi è, ed è la domanda della cultura moderna, postmoderna, forse nei minori, che si coglie veramente il senso di un lavoro scientifico ma anche di della cultura di un'epoca io ho finito ritornerò dopo grazie ecco innanzitutto prima di dimenticarmi vorrei ringraziare il mio, nostro collega salvatore bordonaro che ha realizzato la locandina molto efficace vedete il viso, il volto della statua, della bellissima statua fatta dai rodari che sta nell'edicola della facciata della nostra cattedrale. Vi faccio vedere, ecco questo è un dettaglio, questa, fo questa foto è stata possibile quando è stata restaurata la facciata del Duomo e quindi c'è stata questa inquadratura ravvicinata e questa è la foto dell'edicola con la statua di Plinio il vecchio da non confondere col nipote Plinio il giovane. Ehm, vedete interessanti di questa statua sono i calzari alla militare e la toga diciamo dell'umanista e già in, da questi due dettagli io vi posso dire due cose fondamentali del personaggio di Plinio intellettuale, scrittore, enciclopedico, letterato. Eh, tipico esponente della cultura umanistica, e eh, ovviamente piatto ghiotto per gli umanisti. Petrarca aveva, possedeva un codice di Plinio, lo aveva scoperto, e adorava soprattutto l'ultima sezione della Naturalist Storia, quella dedicata alla storia dell'arte, proprio perché in Plinio gli umanisti trovavano la possibilità di fare un viaggio nel tempo e di recuperare quegli aspetti della cultura materiale, della cultura quotidiana che ci sfuggono della cultura latina. E poi la vita militare. Non dimentichiamoci che Plinio è prima di tutto un militare, un ufficiale, che attraverserà tutto il cursus honorum marziale, da soldato semplice a, piccolo, a graduato di truppa fino a diventare ammiraglio della flotta militare di, di Capomiseno. Segretario di Vespasiano, anche lui un militare, grande amico di Tito, anche lui militare, e insomma funzionario della dinastia dei Flavi. Inizia la sua carriera militare sotto Claudio, in particolare nelle campagne contro la Germania, quindi Plinio combatte, pattuglia e entra in contatto con le popolazioni della Germania. Della, del Danubio e del, dell'Alto del, 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 dell Reno e eh, del, anche dell'attuale Olanda e Belgio, e già da questa esperienza eh, emerge un aspetto importante di Plinio, la capacità di non solo essere uno storiografo, uno stratega, insomma, e di percepire quello che è l'approccio la, tipico militare dei romani, di vivere questo aspetto, ma anche l'antropologia, l'etnologia, l'interesse geografico. La prima opera di Plinio è un trattato per il lancio del giavellotto da cavallo per i suoi soldati, perché lui inizia come ufficiale di cavalleria, poi chiude in marina, ma inizia come ufficiale di cavalleria. E, mm, scrive, eh, scrive anche altre opere, scrive per esempio la biografia di Pomponio II, che è il suo protettore, il suo patronus, perché Plinio appartiene alla classe dei cavalieri, eh, degli equites, e quindi quando va a Roma a fare carriera, ha bisogno di un patronus, anche i ricchi, anche i ceti alti avevano bisogno di un patronus a Roma che li raccomandasse, li introducesse negli ambienti giusti. E Plinio ha come punto di riferimento questo ufficiale tragediografo Pomponio II, di cui scrive la, la biografia. Poi si occupa anche di linguistica, eh, di retorica, eh, di grammatica. E eh, scrive anche quando poi mh, sale al potere Nerone, lui è inviso a Nerone, si, quindi per non fare la fine di Seneca, di Petronio e di Lucano, si ritira e mh, si dedica alla storia. E scrive anche un, un ciclo storico che arriva fino all'epoca di Vespasiano. Eh, sapete Vespasiano nel 69 va al potere, dopo, dopo la, con la caduta di, di, di Nerone c'è... Cioè, l'anno dei quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e infine Vespasiano che arriva dalla, con le sue truppe da, dall'Oriente, da, dalla Palestina e si insedia ed è il primo imperatore non di, di origine nobile, ma è un, um, anche lui come, come Plinio, è un provinciale, arriva da Rieti, è un, uh, un borghese diciamo così e instaura appunto il primo, uh, primo stato borghese diciamo e i provinciali, i, i borghesi hanno, possono accedere in Senato e vengono trattati alla pari, per non dire meglio, dei patrizi. Ovviamente Vespasiano, gener ex generale, eh, porta in palmo di mano l'esercito e Plinio è uno dei suoi uomini di fiducia, per cui gli dà degli incarichi importanti in Gallia, in Spagna, forse anche in, in Africa del Nord, e, ehm, incarichi che non sono solo militari, ma sono anche amministrativi e fiscali, quindi si occupava anche di... di di tasse, di contributi, di retribuzioni, di stipendi di soldati, insomma aveva anche competenze, diciamo così, da ragioniere, contabili. E poi, um, e poi diventa anche addirittura segretario. Uh, Vespasiano era famoso per essere anche lui in un certo senso un imperatore insonne e spesso lui e Plinio uh, si alzavano di mattina a lavorare, a rivedere delle leggi, dei decreti, forse Plinio si doveva controllare che alcuni decreti avessero fossero in linea con precedenti articoli, leggi, eccetera. Quindi vediamo, vediamo anche delle competenze giuridiche. Quindi un personaggio versatile è quello di, di Plinio il Vecchio. Eh, una persona curiosa, eh, giustamente ehm, preside ha parlato di, di meraviglia, di stupore, che è un sentimento fondamentale in Plinio, questo senso della meraviglia, questo approccio anche contemplativo con la natura. E il, um, ma anche la curiosità, la fame di conoscenza, però la fame di conoscenza appunto che poi diventa emozione, diventa sentimento, diventa anche um, Weltanschauung, diventa um, interpretazione del mondo e non solo uh, arida, arido elenco di informazioni. Ecco, um, si parlava appunto della morte, eh, Plinio è famosissimo per la morte che... Si verifica appunto il giorno dell'eruzione nell'agosto del 79, quando il Vesuvio ha questa una delle più tremende eruzioni di tipo esplosivo. E eh, per i romani e per gli abitanti del luogo sembra di vivere l'apocalisse perché il cielo si oscura, eh, ci sono terremoti, tsunami. Poi ci sono l'aria rovente. Plinio probabilmente muore di asfissia per i gas, le esalazioni lui era asmatico, per cui muore per problemi, per complicazioni respiratorie. E eh, la morte di Plinio è, eh, ha una duplice valenza. Da una parte è il, il, la morte del proto martire dell'osservatore, dello scienziato che si reca alle pendici, cioè in prossimità del. Del, sulle spiagge insomma, della costa campana per assistere da, di persona all'eruzione e sappiamo che mentre si verifica questo fenomeno, lui aveva presso di sé uno dei segretari. Plinio era sempre accompagnato da, da dei dei liberti, da degli scrivani, dei segretari, che probabilmente anche loro hanno avuto un ruolo nella stesura della, della naturalis storia, se non nella stesura diretta, di sicuro nella raccolta di fonti e informazioni. E qui faccio una digressione, Plinio era anche un militare, quindi avrà avuto anche informazioni dell'intelligence, perché l'esercito romano aveva un'intelligence, aveva anche un servizio di spie, e di informatori, quindi poteva accedere anche agli archivi militari, agli archivi pubblici, quindi aveva la possibilità anche... Di, di avere materiale e informazioni di prima mano o per non dire riservate magari e, e appunto eh, c'è questa dimensione della conoscitiva di, di, di un Plinio che assiste e testimone oculare dell'eruzione dell eh, mentre Plinio il giovane eh, invitato da, dallo zio a seguirlo sulla Liburna eh, che, eh, era, che andava verso la, il fenomeno eruttivo invece preferisce restare a casa con la mamma Plinia che è vedova ha per, per studiare e per leggere e per fare i compiti che lo zio gli aveva dato. E, e quindi si perde l'opportunità diciamo, di assistere in diretta all'eruzione all e alla morte dello zio, perché poi sulla questione della morte dello zio ci saranno anche dei rumores e delle maldicenze messe in giro da Svetonio. Eh, e l'altro um, aspetto è invece l'aspetto legato anche un po' all'aforisma alla che accompagna la locandina no? Deus est mortali yuvare mortale e che ad eternum gloriam via. Eh, infatti, ha dato gloria l'abnegazione um, di Plinio, il quale parte con l'intenzione di osservare il fenomeno, ma poi, eh, alla fine presta soccorso alle popolazioni e, e c'è un'operazione diciamo così di vera e propria protezione civile per l'evacuazione purtroppo non completa delle popolazioni minacciate dall'eruzione quindi diciamo che da, portoma, da testimone da scienziato si trasforma in eroe eh, della, filantropo della, della, del, dei soccorsi insomma eroe dei soccorsi e, mm, e quindi questo sancisce un po' la sua gloria, una gloria che non arriva solo dai libri perduti, postumi o, o come la naturalis storia a noi pervenuti, ma arriva anche da questa generosità, da questo eroismo di Plinio e dei suoi equipaggi. E, mm, tra l'altro c'è un bellissimo romanzo scritto dal professor eh, Luciano, che è questo qua. Gli ultimi giorni del comandante Plinio. Alessandro Luciano ha scritto questo romanzo che immagina di, di trovare il manoscritto del diario, dia, immagina di trovare il diario di Plinio degli ultimi giorni, appunto. Poi ecco, dicevo che, um, il, appunto, Plinio crea quindi questa sintesi tra. Un aspetto operativo, il militare, il comandante, il funzionario, il burocrate, il, il miles e il civis romanus e eh, dalla parte, da una parte invece l'intellettuale, Marte, no? Marte e Minerva, che si sposano. Ehm, L'ideale in fondo è anche che era di Senofonte. A me piace Plinio perché mi ricorda Senofonte, mi piace Plinio perché mi ricorda l'uomo d'azione che però è anche l'uomo contemplativo. E questo, questo aspetto sia pratico, sia operativo sia pragmatico, ma nello stesso tempo anche spirituale, trascendente e eh, contemplativo, eh, è quello che mi ha fatto amare Plinio e non mi ha fatto stupire nel, nel, nel prendere che era uno dei testi più copiati nel medioevo dai, dai monaci eh, nei monasteri, oltre alla Bibbia. Quindi, Oltre a Virgilio, ecco. Quindi era un bestseller nel Medioevo perché appunto era l'enciclopedia, era l'eredità, il, il tesaurus, eh, Plinio usa proprio queste immagini il tesoro di forziere, di, di cavò di informazioni, di, di conoscenze che arrivavano dal passato. Eh, a Como la lapide, la, la targa della via Plinio si è scritto che è scienziato. In realtà, ovviamente, il termine scienziato ha bisogno di chiarimenti perché qui siamo prima del metodo scientifico. Eh, e Plinio non aveva i telescopi, non aveva i microscopi, non aveva la strumentazione e Plinio, eh, soprattutto, le sue conoscenze le ricavava dai libri, da testi soprattutto greci perché i greci erano avanzatissimi. Eh, forse ricorderete il libro di. Lucio Russo, la rivoluzione dimenticata e bastoncino. No, no, io per, la io, rivoluzione, per sì. rivoluzione dimenticata. No? Questo testo in cui si parla della, della, della grande evoluzione, del grande sviluppo che aveva avuto la scienza nella Grecia, poi congelata e bloccata dai Romani. Che con il loro pragmatismo, il loro moralismo, eh, il loro approccio pragmatico e soprattutto la grande disponibilità di, di schiavi. Bloccano lo, lo sviluppo scientifico e tecnologico perché, ovviamente, non avevano bisogno di macchine. Anzi, io vi ricordo che Seneca diceva che le macchine avrebbero aumentato l'ozio dell'umanità e quindi avrebbero provocato una corruzione e un crescimento dei vizi. E poi ehm, c'era Tiberio, mi pare, che avesse fatto avvelenare un, uno scienziato, un inventore che aveva inventato un veto infrangibile perché diceva. Che eh, se appunto col vetro infrangibile poi non si sarebbe interrotto il commercio del vetro, eccetera. Quindi i romani, ai Romani non interessavano le macchine, quelle che avevano ovviamente sì, le avevano per l'ingegneria, per gli acquedotti, delle gru, avevano per la poliorcetica, soprattutto macchine da guerra, però stavano anche attenti a non esagerare nell'uso delle macchine perché c'era il problema della disoccupazione. cioè Spasiano dice a Chiare e i disoccupati dove li mando? Ho bisogno di di farli lavorare, quindi gli schiavi disoccupati rimpiazzavano le macchine. Ma poi c'è anche la questione di mentalità, i romani hanno un atteggiamento anche religioso superstizioso, viene fuori anche in plinio, non indaghiamo le cause, non chiediamoci troppo il perché, e il per come. La, la natura è misteriosa, la realtà è misteriosa, il cosmo è misterioso. E i romani avevano un po' di sacro superstizioso rispetto per questa aura misteriosa che avvolgeva le cose. Per cui vedevano nella speculazione e nell'eccessiva teoresi e nella episteme alla Greca vedevano una specie di profanazione, vedevano il cavillo, vedevano il, il, um, un atteggiamento di hubris. I romani apprezzavano il cavillo nel diritto, ma <ride> non nella conoscenza. Per cui poi c'è l'atteggiamento anche di, di sufficienza verso i greci, cioè i colleghi di lettera lo sanno benissimo, no? della mh, competizione, della diffidenza che c'era tra romani e greci. Plinio arriverà addirittura a dire, di, di, a diffidare della medicina greca perché c'è tutta una cospirazione e questa idea complottista ce l'aveva già Catone il censore, c'è una cospirazione di medici greci per far fuori i romani con la loro medicina. Usiamo le erbe delle nonne, usiamo la medicina delle nonne, usiamo i rimedi della nonna, le erbe, gli impacchi, le raccapriccianti ricette, e, e gli, gli intrugli che sono anche alcuni di questi descritti nella Naturalis Historia, perché insomma diffidare della, della medicina greca perché c'è una cospirazione e, e i, i medici soprattutto di origine greca sono fatti... Oggetto di scherno da, da Giovenale, da Marziale, da, da, da Petronio, per cui c'è tutta una mitologia, delle leggende metropolitane sulla medicina greca che viene guardata con, con paura, con sospetto. Plinio è terrorizzato dalle, dal numero eccessivo di scuole che ci sono nelle correnti appunto della medicina greca, dice insomma, a un certo punto dice ai medici mettetevi d'accordo perché continuate a discutere, uno dice una cosa, l'altro dice il contrario, cari medici mettetevi d'accordo nelle vostre diagnosi e terapie. Poi dice Plinio anche che insomma appunto la, la cultura greca è, è, porta la medicina a espandersi troppo, ecco, c'è cioè in Plinio questa paura del progresso. Plinio è un conservatore e eh, come è conservatore a livello politico e sociale eh, lo è anche a livello così epistemologico, a livello cult culturale. Per lui um, l'eccessivo le, espandersi delle conoscenze e dei, dei saperi può diventare poi, creare una situazione ingestibile. Riflette un po' il... Um, il pensiero, di Augusto, il pensiero geopolitico di Augusto, Augusto era preoccupato che l'impero si espandesse troppo, Vespasiano si ispirava ad Augusto e quindi i conti tornano perché ehm, per capire il, lo spirito della naturalis historia bisogna proprio capire l'età dei Flavi e la perfetta armonia che c'è tra Plinio e il suo signore ex camerata che era Vespasiano, perché Vespasiano e Tito prima che essere i padroni, i signori, gli imperatori di Plinio erano stati i suoi camerati, i suoi colleghi. Quindi è anche bello questo rapporto, cioè lui non obbedi obbedisce ai suoi signori, ma erano in fondo i suoi, Tito era addirittura più giovane, eh, a Tito dedica la, la naturalis storia, erano addirittura i cioè, suoi colleghi, quindi il rapporto era più sereno, perché lui non, non si sente servo. Ma si sente eh, funzionario tra i funzionari, perché dopo tutto Vespasiano e Tito si sentivano i primi funzionari dell'impero. Perché questi, il, il, i flavi rompono con le follie della, della casa Giulio Claudia, della dinastia Giulio Claudia, cioè quelle le bizzarrie ellenistiche, filoellenistiche di Caligola e soprattutto di Nerone. Vespasiano costruisce tutta la sua politica contrapponendosi a Nerone. Nerone spendeva e Vespasiano tassava e risparmiava. Eh, Nerone era bizzarro, esuberante e eh, Vespasiano invece tendeva a una certa sobrietà, a una certa austerità. Um, certamente Vespasiano non supporta, vuole gli intellettuali allineati, infatti istituisce le scuole di Stato. Quindi paga i professori, paga gli insegnanti, però rispondono allo Stato, rispondono all'imperatore. E um, anche Vespasiano non esita a cacciare filosofi pericolosi e eh, che polemizzano quelli soprattutto legati ancora al, um, al, al senato gentilizio quindi da cui po po possono provenire congiure anche sotto Vespasiano c'erano si sono stati dei tentativi di congiura quindi un po tutti gli imperatori era un po una moda quella di cercare di far fuori gli imperatori no? ecco. e um, Plinio quindi vive in questo clima però lui non ha problemi ad allinearsi con Vespasiano, perché lui era stato già perseguitato da Nerone, imperatore che lui odia tantissimo, e eh, lui odia tanto Agrippina, Nerone, tutti quelli che hanno insomma, mh, è affezionato a Claudio, e, eh, e appunto mh, la critica a Nerone diventa anche critica contro il lusso, diventa anche critica contro um, l'esagerazione, l'edonismo, e qui c'è l'elemento del moralismo. Plinio eh, si inserisce nella linea di Catone, il censore dei, degli stoici, eh, la linea anche di Seneca, così anche se poi personalmente con Seneca non ha simpatie perché Seneca, dopo tutto, era, era stato è vero che è stato martire di Nerone, ma prima era manutengolo e, e, e implicato e comunque collaborazionista di Nerone, e quindi eh, non ha simpatie eh, per Seneca. Eh, però comunque si inserisce in una linea stoica dal punto di vista del moralismo, anche se si concede delle incursioni nell'epicureismo e anche nel pitagorismo. Quindi eh, eh, l'altro aspetto che mi piace di Plinio è il sincretismo, l'ecletismo, la capacità di prendere da bravo romano quello che gli serve. Se una teoria epicurea gli va bene per... Per sostenere una tesi, la prende, poi ritorna allo Stoicismo, poi magari fa una deviazione nel Pitagorismo e magari utilizza, tra l'altro, con molta disinvoltura anche Aristotele. Eh, lo utilizza quando eh, si rispecchia, quando Aristotele lo convince, e invece lo tace o lo minimizza quando non, eh, non, non è d'accordo. Ecco, questa disinvoltura e questa fluidità di, di Plinio, il Vecchio l'ho trovata molto bella e molto moderna. E, cioè non è un personaggio rigido, perché appunto l'impressione che dà Plinio è quella di un personaggio eh, magari ottuso e eh, un po' arido. Invece, invece non è affatto così, perché quando lo leggi e lo studi e lo, lo approfondisci, anche tutto il dibattito critico, anche su, su Plinio se ne sono detti di tutti i colori, eh, appunto ti rendi conto che è un personaggio complesso, vivo. Con una sua visceralità, con un suo pathos, con uno suo sturmundrang, con un suo vitalismo. Per cui è un personaggio anche romantico, volendo. E infatti, molti libri che sono stati scritti su Plinio tendono a portare alla luce questi lati oscuri, ma in realtà luminosi, della figura di Plinio. Eh, Svetonio, per esempio, maligno, Svetonio che malignava di tutti, era il gossip, raccoglieva il gossip. Che cosa dice Svetonio? Dice che, che Plinio si è suicidato sulla spiaggia di Stabia assistendo all'eruzione e invece, giustamente, il nipote dice che non è possibile questo. In realtà, Plinio appunto è morto asfissiato e i suoi uomini lo hanno, hanno raccolto il cadavere, lo hanno coperto con, una, con delle pietre, lo hanno lasciato lì e poi l'hanno recuperato successivamente. Poi anche lì su Plinio, sul cadavere di Plinio, se ne sentono di tutti i colori, ogni volta che trovano un cadavere a Pompei, a Stabia, a Ercolano, subito pensano che sia la salma di Plinio. C'è anche tutto il discorso sul cranio di Plinio che è venuto anche in mostra qui a Como, al Broletto, due anni fa. Quindi eh, la figura di Plinio si fa chiacchierare, in realtà è una figura molto interessante. Stanno anche, indipendentemente dal bimillenario della nascita, stanno uscendo continuamente i libri su Plinio. Ne sono usciti e ne, ne stanno uscendo. Va bene. Questa è Como, la conoscete, eh, accampamento romano bonificato dai Romani, voluto da Cesare per la conquista dell'Elvezia, assieme a Lugano. Qui ci stavano le legioni di Cesare che poi venivano spostate in Gallio, nei, nei territori elvetici. Subito dopo vengono le mura: tanto è vero che, che Catullo accenna alle mura di Como, quindi da, da, da Castrum diventa Urbs a pieno titolo, poi diventa rapporto militare, eh, perché. Nella, guerre, nella guerra greco-gotica si parla delle legioni che devono andare in Germania e partono dal, dal porto di Como si imbarcano su navi militari per raggiungere poi la Germania. Quindi porto militare, perché Como era strategico? Perché era sulla linea che univa eh, l'Italia del Nord, Milano, l'Italia del Nord e la Germania. Quindi punto strategico. Ecco, poi Prignon nell'esercito. Questo è Vespasiano, questo è Tito, questa è la morte di Plinio. Vedete, ecco, Plinio appunto che muore sulla spiaggia. E, ehm, e non come alcuni pensano, che lo confondono con Empedocle che cade nel cratere: non c'entra niente. Plinio non si è avvicinato al cratere, è stato da lontano, era, guardava da lontano, è morto sulla spiaggia di asfissia. Poi, ecco, considerando che Nerone si è suicidato facendosi suicidare da un servo. Sbetonio descrive in modo analogo il suicidio di Plinio. Ora io penso che, contando su una coerenza di Plinio, Plinio non si va a uccidere come il suo odiato Nerone. Quindi a me piace pensare che il cadavere di Plinio sia stato inghiottito dalle acque o, o portato via dalla terra, sia finito insomma nel ventre di quella madre natura che per Plinio è Dio stesso. Perché poi, volendo, si può anche elaborare una mistica, una spiritualità stoica, panteista. Basata sullo pneuma, sul logos, sullo spirito della natura. È molto moderno questo, no? una specie di madre natura. Lui la chiamerà Noverca anticipando Leopardi, però ecco, io sottolineo sempre questa differenza: Leopardi è figlio dell'illuminismo. Invece Plinio è figlio dello Stoicismo. Nel Noverca che Plinio ha per. Nel termine Noverca che Plinio utilizza per, come epiteto per indicare la natura. C'è il concetto, secondo me, di una natura spietata ma per educare l'uomo. C'è in Plinio questa idea che la natura educhi e forgi l'uomo. Plinio dice, la natura non ha dato niente all'uomo. L'uomo è l'animale, il cucciolo d'uomo è l'animale più debole. Gli uomini devono imparare, ci piegano tanto a imparare, imparare tanto a crescere, mentre gli animali imparano alla svelta a sopravvivere. Mentre l'uomo da solo è nudo, crudo e esposto agli elementi è destinato a morire se non ha i genitori, se non ha un habitat, se non ha un contesto sociale che lo sostiene, che lo supporta. Ecco però è anche vero che la natura ha dato, dato all'uomo la coscienza, l'intelligenza, quindi lo ha privato di strumenti fisici, di corazze, di cortecce, di, una, di, 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 di organi, di, di rapidità, di velocità, eh, perché i pigmenti dell'uomo ovviamente sono fragili. L'uomo cresce più lentamente, però anche è anche vero che l'uomo poi compensa con l'intelligenza. E l'intelligenza dell'uomo è tremenda, perché può fare anche disastri, può fare anche danni. Vi leggo il bellissimo giudizio di Margheritis, professor Mario Margheritis. Nella storia naturale sono riuniti in una sintesi densa, mi piace questo aggettivo densa, molto efficace, molto icastico tutte le conoscenze che si avevano sull'universo al tempio di Plinio e inoltre un gran numero di informazioni molto preziose, anche se insufficienti, al nostro desiderio di sapere, circa la vita privata dei romani, la loro alimentazione, i loro gusti, i loro passatempi, la loro economia e sparse qua e là una quantità di notizie sulla storia e sul costume di Roma, dal passato più lontano all'epoca sua. Se quest'opera non ci fosse, la nostra conoscenza del mondo antico, sotto tutti gli aspetti, sarebbe molto minore. Per esempio, Plinio è utilissimo per la storia dell'arte, perché lui riporta un sacco di fonti greche ormai perdute. Quindi gli archeologi, gli studiosi di storia dell'arte, leggendo gli ultimi libri della Naturalis Historia, riescono a recuperare informazioni anche sull'arte greca. E sulla la conoscenza, soprattutto la critica dell'arte greca. Perché Plinio appunto fa una vera e propria recensione, una vera e propria sintesi, un riassunto e una, una schedatura di opere mh, appartenenti alla cultura alessandrina e classica. Cosa c'entra la storia dell'arte con la storia naturale? Perché Plinio parla dei minerali, parla delle terre, Plinio va dall'alto verso il basso, quindi nei primi libri parla delle stelle. Poi scende, parla del, dei territori, della geografia, poi parla dell'uomo, poi parla degli animali, poi parla delle piante, poi parla dei minerali, scende nelle viscere della Terra. E siccome i minerali, i metalli, i materiali della Terra e delle, sotterranei servono a fare i pigmenti, le pitture, i colori, il bronzo, eh, le sculture, le opere fittili, le gemme, i lavori di oreficeria, ecco che allora fa una grande digressione sulla storia dell'arte antica. Tra l'altro azzeccando anche future scoperte archeologiche. La più famosa è il Laoconte, che viene trovato nel, nelle rovine del Palazzo di Tito. Eh, questo Laoconte, che secondo Plinio è opera di tre scultori che si sono metti, messi d'accordo per realizzare questa scultura straordinaria, che poi verrà scoperta nel Rinascimento ed è fondamentale per la, per la scultura di Michelangelo, e per la pittura di Giulio Romano e per l'arte la, rinascimentale e manieristica. Il Vasari, per esempio, Vasari, Giorgio Vasari si ispirerà tantissimo a, a quello che dice Plinio. Um, volevo qui fare un inciso. Noi spesso a scuola riduciamo il mondo latino a bellissime pagine, a pagine encomiabili di prosa e di poesia, per cui leggiamo pezzi di Livio, pezzi di Cicerone, Orazio, Ovidio e Compagnia Cantante. Tutte bravissime persone, per amor di Dio. Eh, ottime, ottimi autori che vale la pena di leggere, però i nostri alunni magari soprattutto lo scientifico, rischiano di, di dimenticarsi che i romani hanno scritto anche dei trattati: si sono occupati di apicoltura, si sono occupati di caccia, di navigazione, di architettura, di ingegneria, di medicina, di, di animali. Di... Hanno scritto anche eh, trattati pratici, esiste anche un'arte un della guerra, esiste. Um, un trattato di architettura. Quindi abbiamo anche la cultura materiale, abbiamo anche della letteratura applicata alle scienze e alla vita tecnologica, alla vita pratica, all'artigianato, alla cucina. Uh, e quindi è importante che noi diamo ai nostri alunni anche una visione completa, benvenga Ovidio, benvenga Orazio, benvenga C uh, Cicerone e Catullo. Ma insomma c'è anche Plinio, c'è anche Vitruvio, c'è anche Varrone, c'è anche Catone, bellissimo di agricoltura, ci sono anche le ricette, c'è anche la cucina romana, c'è Apicio, detestato ovviamente, questo chef Apicio, detestato da, da, da Plinio perché ovviamente faceva dei cibi esagerati e dei menù molto lussuosi e, e anche costosi, Ecco, Plinio, per esempio, ha capito una cosa interessantissima, che il progresso nasce dalla vidità dell'uomo. Perché c'è il progresso? Perché l'uomo non è mai contento. Questo l'aveva già detto Lucrezio a dir la verità. Comunque in Plinio si rintracciano tracce di Lucrezio, di Virgilio, di Ovidio. Sono autori che lui utilizza non solo per le informazioni, ma anche un po' dello spirito di Lucrezio, un po' dello spirito di Ovidio, del senso religioso della terra. Di di Virgilio, il senso della metamorfosi, che tutto si trasforma di ovidio, e, il, e anche il, il fatalismo, il certo pessimismo di Lucrezio. Restano appiccicati a Virgilio. Questo è bello, perché gli resta attaccato un po' quasi fosse un fenomeno di radioattività. Lui legge tutti questi libri, una figura borghesiana, Plinio, una specie di uomo biblioteca, un uomo libro. No? E infatti, Borges ha scritto un racconto ispirato a Plinio: cioè giustamente. Si tira in ballo ecco, no? perché è l'uomo dei libri, è l'uomo che ha letto tutti i libri e la carne non è stanca. Ma no? m'allarme, diceva: Ho letto tutti i libri e la carne è stanca. Plinio ha letto tutti i libri e non è mai stanco perché anzi era instancabile, bellissima la lettera, quella sì che dovremmo farla leggere ai nostri alunni su come Plinio non perdesse mai tempo. Usava ogni momento, prendeva appunti. Plinio prendeva appunti di ogni libro e non c'era libro che non fosse degno di essere. Chiosato o schedato, quindi aveva veramente, era onnivoro Plinio ed era molto metodico, sistematico. Bene, ecco, questa è il... se io vi ho dato l'impressione che Plinio è un mondo caotico e magmatico, sono contento di avervi dato questa impressione perché il bello di, di Plinio è proprio la, le, la, la labirinticità. La naturalis storia è labirintica, ti stordisce, è una giungla, ti perdi. Proprio perché Plinio dice una cosa, poi per un meccanismo digressivo ne dice un'altra, poi divaga, poi gli viene da fare un, un. In fondo è un avvocato, in fondo è un retore, in fondo è un letterato dell'epoca imperiale, è uno scrittore argenteo. Per cui gli piace è un asiano, gli piace, gli piace mettere i punti esclamativi, le interrogative, eccetera. Però c'è una struttura. C'è una struttura nella Naturalis Historia. Qui vedete, adesso vedo, non riuscite a leggere i dettagli, anche perché la, la foto è un po' penosa, come luminosità, però diciamo che riuscite a intravedere una struttura. Perché un ordine c'è nella Naturalis Historia? C'è. Vi ho detto che lui parte ad analizzare l'alto, il cielo, no? Le stelle. Allora, innanzitutto il primo libro è la lettera dedicatoria a Tito, una pagina oratoria bella, non inferiore al panegirico di Traiano, molto interessante per, come documento dei rapporti tra intellettuale e potere. E lì, tra l'altro, c'è nella lettera prefatoria il famoso termine conterraneus, che ha creato l'ambiguità sulla nascita di, l'incertezza e la questione sulla nascita di Plinio: Verona o Como? perché lui dà del conterraneo a Catullo, allora tutti dicono, ah ecco è nato a Verona. No, il conterraneo era un termine che indicava il distretto militare, indicava l'Italia Cisalpina, quindi non indica, non vuol dire che è dello stesso paese, della stessa città, quindi Como, ma è della stessa zona, della stessa regione amministrativa e militare, cioè il nord Italia. Quindi è conterraneo di Catullo che è veronese ma questo non vuol dire che è stato vero, veronese infatti è venuta fuori nell'umanesimo una disputa pazzesca tra i sostenitori dell'origine veronese, tant'è vero che a Verona c'è una statua dedicata a Plinio e noi comaschi eh, che l'abbiamo rivendicato alla fine abbiamo vinto noi, è nostro Plinio il Vecchio anche se probabilmente ha ragione Guaracino e anche il professor Maggi la sua famiglia la gens Plinia è meridionale probabilmente arriva dalla campagna. Quindi sono, arriva dalla Magna Grecia e appartiene a quelle famiglie illustri portate su da Cesare eh, in Lombardia, però poi dopo è diventato lombardo. Io trovo l'elemento Lombard lombardo dell'Aimate lombardo, lo trovo, l'ho messo nel capitolo dedicato alle, alle mie traduzioni poetiche, dove ho stabilito un, co un collegamento un po' audace, un po' tra... Il senso della materia, il realismo di Plinio e la linea lombarda, e la poesia della linea lombarda. E, e appunto, dopo la lettera prefatoria c'è l'indice con tutti gli argomenti e le fonti. Plinio è il primo erudito che riporta le fonti, che non si appropria delle informazioni e delle conoscenze prese da altri. Quindi l'inventore delle bibliografie. Anche questo merito non è poco. Eh. Eh, è il padre della bibliografia Plinio. Poi, poi arriva il secondo libro che parla delle stelle. Allora, per secondo Plinio, le stelle sono la dimensione, gli astri, i pianeti, sono la dimensione della perfezione, della purezza. Ecco, qui ci sono elementi empedoclei e pitagorici, poi passa ad analizzare la geografia. La geografia, ahimè, è fatta spesso di un elenco arido. Però è interessante una cosa nella geografia, si percepisce la visione romano-centrica, tutta la naturalis storia romano-centrica, però proprio nei libri geografici si vede proprio come lo spazio è misurato ed è percepito e gestito dal punto di vista di Roma Caput Mundi, quindi c'è proprio il Mediterraneo e i territori dell'Impero sono visti proprio da un punto di vista romano, dalla capitale in una visione romanocentrica A volte di alcune distanze non si segnala la distanza, di alcune località non si segnala la distanza coi chilometri, ma coi giorni in cammino, distinguendo a piedi e a cavallo. Questo perché la Naturalis Historia serviva ai funzionari dell'impero. Lui l'ha scritta, la Naturalis Historia, per i contadini, per gli artigiani proprietari terrieri, diciamo, più che i contadini, insomma, letterati, che avessero alfabetizzati, e poi l'ha scritto per i funzionari, perché servisse in modo che i funzionari, gli ambasciatori diplomatici, le spie, chiunque, eh, prima di recarsi o mentre si recavano, mentre stavano nei luoghi dove dovevano governare esercitare le loro funzioni, potessero informarsi e raccogliere informazioni. Um, poi passa a parlare degli uomini. E qui giustamente c'è il saggio di, di Calvino, Italo Calvino, attento eh, a questi a queste problematiche dell'uomo per Calvino, i tre libri da leggere sarebbero quello sulle, di astronomia, il secondo libro, il settimo sull'uomo e l'ottavo sugli animali terrestri. Sarebbero i libri, diciamo, da leggere integralmente. E eh, appunto, sull'uomo c'è, eh, il, se, il settimo libro è molto ricco di, di informazioni, c'è il pessimismo di... Di Plinio che riprende quello di Lucrezio, e anticipa quello di Leopardi, sulla natura noverca, sul fatto che l'uomo è precario. Ecco, qui si esaltano molti i limiti dell'uomo, però anche l'eccezionalità dell'uomo, anche i guinness dei primati, le stranezze dell'uomo. C'è il discorso anche sulle popolazioni strane ed esotiche. Plinio... Eh, sa benissimo che il suo pubblico è un pubblico che vuole informazioni pratiche ma anche un pubblico che ama l'esotismo ama le stranezze, all'epoca di Plinio andavano molto di moda eh, i testi paradossografici, testi che parlano di miracola, di mirabilia di fatti strani, piaceva questi fenomeni paranormali le stranezze, anche le mostruosità della natura no? eh, e quindi mh, Plinio si inserisce in questo filone ovviamente qui Viene fuori ogni tanto lo scetticismo di Plinio Plinio che dice: insomma, adunt, cioè dicono, mi raccontano, qualcuno dice, però io vi lascio liberi di crederci o no. Quindi Plinio dà, dà spazio anche a questa dimensione del fantastico. C'è una bellissima intervista immaginaria di Luigi Malerba a Plinio in cui si sottolinea questo aspetto. Del, um, dell'irrazionale, del fantastico, del miracolistico, dell'insolito che accompagna l'uomo. In fondo, oggi aspettiamo gli UFO, cerchiamo gli UFO, sia, ci occupiamo di ufologia di queste cose qui: complottismo, fenomeni strani, no? c'è questo in internet no? queste cose. Però anche all'epoca di Plinio c'era il gusto per l'esotico e per lo strano, per il bizzarro per il macrabo, per il morboso. E Plinio viene, viene in conto come, come già facevano, eh, come poi farà Puleio o come faceva eh, Petro, eh, Petronio. Cioè l'aspetto anche, per esempio, ci parla dei lupi mannari, ci parla di questi fenomeni, Plinio, della magia nera ci parla, ci parla dell'occultismo. Eh, poi tace ovviamente alcuni riti, alcune ricette perché dice non voglio che poi la gente le usi. Comunque... Ehm, taccio per buon gusto, però c'è questa, questa attenzione alla, anche a fenomeni che non hanno niente di scientifico o che comunque eh, per il momento non sono scientifici, perché non abbiamo una spiegazione. Per l'insolito, ecco. Questo è interessante, questo aspetto. E, e le popolazioni più strane, più mostruose, quelle che poi finiranno... Nelle narrazioni del Medioevo finiranno nelle leggende medievali nei bestiari, finiranno in Marco Polo, finiranno in certe leggende, in certe dicerie dei viaggiatori, dei mercanti del Medioevo e del Primo Rinascimento. Uh, queste popolazioni sono ai confini dell'impero perché l'impero è il luogo della perfezione perché l'impero è il luogo benedetto da Dio, dalla natura l'Italia è il centro, è il cuore dell'impero Roma è il cuore dell'Italia e quindi c'è tutto un disegno geopolitico di Dio della provvidenza stoica che vuole l'impero l'Italia al centro dell'impero l'impero attorno all'Italia e ai confini alla perifer periferia dell'impero là dove non conviene andare là dove non è bene andare là dove per non peccare di ubri, se è meglio non, non avventurarsi, lì ci sono le stranezze. Ovviamente, stranezze, popolazioni strane, mo, most, mostri, lo, eh, loieti, eh, creature ibridi, creature ibride tra l'umano e il bestiale, eh, queste popolazioni sono lì perché non possono diventare romane, perché non saranno mai cittadini romani, perché sono disumani, perché sono mostruosi, sono alieni, c'è cioè l'alieno, no? lo straniero, lo strano. E quindi sono pericolosi oppure sono bizzarri o sono ripugnanti. Quindi c'è una, tutta un'antropologia, un una filosofia antropologica intorno a questa. Poi arrivano i libri sugli animali. I libri sugli animali ancora oggi sono leggibili. Perché se uno mi dice cosa, cosa leggo oggi di Plinio, ecco c'è appunto l'edizione dei millenni. Questo è il quinto volume ma in realtà sono sei perché c'è un volume, mi pare il terzo, che si sdoppia a due tomi. Questa è un'opera impegnativa in termini sia di tempo ma anche di dindi. Poi c'è l'edizione Giardini che è stata realizzata dalla, dalla, da Antonio Spallino, dal sindaco Antonio Spallino negli anni Ottanta. È, è molto bella questa edizione, testo latino, anche vabbè, come l'edizione Millenni, molto bella, molto elegante, però non ha le note. Mentre i millenni L'inaudi ha le note, poi la bellissima prefazione di Italo Calvino e quella di Gianviaggio Conte, che quella di Conte è un saggio, addirittura è un'introduzione bellissima. Eh, poi ha, ha i riassunti, ci sono tutti i riassunti, prima di ogni libro, dettagliatissimi, per cui uno sa, è aiutato nell'andare a cercare, la, la, la giardina è molto bella, molto elegante, ma non ha note e non ha questi apparati che aiutano la lettura, apparati critici. Invece si può trovare tranquillamente sul commercio questa bellissima, le due bellissime edizioni della Burr, quelle dedicate alle storie naturali degli animali, libri dall'ottavo all'undicesimo, e quelle dedicate alla storia dell'arte. resti veramente belli. E, e questi si comprano a poco prezzo sono anche gestibili, perché insomma i tomazzi della, della Giardini o delle Inaudi non sono certo da tenere sul comodino. Questi li puoi mettere nello zaino, li puoi tenere sul comodino. Poi c'è il bellissimo libro di Mario Margheritis, che è stato recentemente ripubblicato per cura di Massimiliano Mondelli, che è qui presente, che l'ha fatto ripubblicare per l'edizione Mimesis. Libro bellissimo, scritto tra l'altro in articolo mortis, perché Mario Margheritis aveva il tumore cancro e ha fatto tempo a finirlo poco prima... Di ispirare e l'ha revisionato e pulito il professor Maggi. Um, poi un altro bellissimo libro che assieme al saggio di Calvino mi ha introdotto a Plinio e mi ha fatto avvicinare a Plinio è Luca Canali, Vita di Plinio, Vero L'Arte della Meraviglia. Nel mio libro parlo anche di due poesie, una famosa poesia di Primo Levi e un'altra un poesia di Roberto Mussapi. E, um, dedicate a Plinio per cui diciamo il libro di Luca Canali il saggio di, di Calvino che io avevo, avevo approcciato in questa bellissima raccolta eh, perché leggere i classici il libro che, che consiglio a tutti perché ci sono tutte le prefazioni di Calvino a, a dei classici e tra l'altro il, il saggio di Plinio si inserisce anche nel saggio su Sirano de Bergerac Sirano de Bergerac leggeva aveva letto Plinio nella Biblioteca del Padre, questo meraviglioso scrittore libertino del Seicento che mescola filosofia, che la, sembra la reincarnazione di Luciano di Samosata, uno dei miei scrittori preferiti. C'è appunto la prefazione ai viaggi stellari, spaziali, sul sole e sulla luna di Sirano Bergerac. E um, ecco io avevo letto appunto questo saggio di Calvino, Il perché leggere i classici, quando preparavo il concorso per diventare insegnante. Poi avevo letto uh, il libro di, di Canali, poi conoscevo le due poesie di Plinio, eh, di, di um, Primo Levi e di Mussapi. Mi sono detto, uh, facciamo, lavoriamo su Plinio, visto che è anche comasco. E poi quindi ho comprato la Naturalis Historia e ho iniziato a leggermela però l'approccio che io ho dato è un approccio estetico, nel senso che io sono andato alla ricerca di aggettivi, calli degli unture, espressioni, suggestioni, sono andato alla ricerca di suggestioni e di mh, fascinazioni estetiche ed espressive, espressionistiche, insomma, stilistiche. Comunque, ecco, diciamo, prima di me si sono fatti affascinare da Plinio, ovviamente Leopardi, che l'ha utilizzato tantissimo nella storia dell'astronomia la saccheggiata, nella storia dell'astronomia cita spesso Leopardi, ma anche il San Nazaro, Jacopo San Nazaro nell'Arcadia, Emanuele Tesauro, Emanuele Tesauro ha dato una bellissima definizione di Plinio, segretario della natura, segretario della natura. Daniello Bartoli lo utilizza, Leopardi, Carlo Dossi lo legge quando è in maturità, in età matura, nella sua maturità legge Um, questo scrittore scapigliato intelligentissimo scrive di Plinio nelle notti azzurre, scrive delle osservazioni bizzarre che io ho riportato nel mio libro, e poi anche Torquato Tasso, nel mondo creato, questo poema tra il dantesco e il lucreziano, attinge molto a Plinio. Borges scrive addirittura un, un, un racconto ispirato a un episodio eh, narrato da Plinio. Ho scelto questo, questa immagine perché ci sono una varietà di elementi vegetali, palme, alberi, le rocce, animali, costruzioni umane, palazzi, navi. Quindi diciamo che è un po' la fotografia della Naturalis Historia, c'è dentro un po' tutto il cosmo, c'è dentro tutta la natura, c'è dentro la pluralità dell'universo umano e naturale. Una delle caratteristiche appunto della Naturalis Historia è l'elemento romanocentrico e antropocentrico. Se continuiamo in questa mappa concettuale, noi abbiamo appunto i vegetali, dopo gli animali abbiamo i vegetali, poi abbiamo eh, le medicine. Un terzo della naturalis storia è dedicato alle medicine, alle ricette eh, mediche, quelle della nonna, quelle romane, quelle ancestrali, quindi la polemica col mondo greco, e tant'è vero che verrà fuori nel Medioevo la medicina Plini. Cioè il nostro Paolo Giovio, che si è laureato in medicina, quando è andato a Como si è laureato a Pavia in medicina, lui si sarà studiato la medicina Plini. E tra l'altro Paolo Giovio è un po' il degno continuatore di, di, di Plinio il Vecchio, ecco perché ci sta bene nella Locandina verso il centenario. Perché senza portare via appunto spazio alle iniziative del centenario, però Plinio il Vecchio è un po' un... Un archetipo di, di, di Paolo Giovio, perché anche Paolo Giovio era laureato in medicina, ma poi farà il letterato, farà lo storico. E la pluralità di interessi di Plinio il Vecchio viene ereditata da Paolo Giovio. Paolo Giovio si interessa di etnografia, si interessa di cucina. Quando scrive il suo trattato sui pesci romani, lui fa un po' come Plinio: parla dei pesci, ma parla anche delle ricette, parla anche delle proprietà gastronomiche o eh, medicinali o, o farmaceutiche. Quindi c'è questa apertura, questo enciclopedismo di Plinio il Vecchio passerà poi all'umanista e grande scrittore rinascimentale Paolo Gioveo, oltre al fatto che i due si somigliano perché andando via da Como hanno fatto una carriera pazzesca. Cioè Paolo Gioveo ha fatto grande carriera nel Rinascimento e Plinio il Vecchio l'ha fatta nell'epoca di Vespasiano. Sono andati via da Como con la differenza che Plinio il Vecchio, a meno da quello che mi risulta, non aveva nostalgia di Como, stava benissimo lontano da Como e parla poco di Como. Invece noi sappiamo che Paolo Giovio, Paolo Giovio tornava spesso a Como, addirittura ha costruito questa villa che purtroppo è andata perduta con questa collezione di quadri e quindi aveva intenzione di tornare a Como. E poi un'altra analogia fra Paolo Giovio e Plinio il Vecchio è la cura verso i nipoti. Tutte e due non sono sposati, tutte e due non hanno figli e si occupano dei nipoti. Paolo Giovio piazza i nipoti, aiuta i nipoti, ehm, pratica il nepotismo, insomma. Invece e eh, anche Plinio il Vecchio appoggia suo nipote, se lo porta a Roma e lo introduce negli ambienti romani. Quindi ci sono delle analogie tra Plinio il Vecchio e Paolo Giovio. Diciamo che Paolo Giovio è in un certo senso la continuazione, lo sviluppo in sede rinascimentale di alcuni germi, di alcuni elementi che troviamo in Plinio il Vecchio. Tornando alla, mappa, alla mappatura della Naturalis Historia, noi abbiamo poi, dopo la medicina, abbiamo i metalli e i materiali della terra, con appunto poi la digressione sulla, eh, sulla storia dell'arte. Quindi vedete questo schema, uno schema c'è, una struttura c'è, un'architettura c'è, per cui la Naturalis Historia è una sorta di cattedrale una specie di, di, di acropoli, però ha una sua planimetria di concetti e di argomenti. Poi però dentro questo ordine si scatena la giungla, si scatena la foresta amazzonica e monsonica delle, delle digressioni e dei collegamenti che Plinio fa e si percepisce l'ansia, l'ansia di dire il più possibile, l'ansia di, uh, di informare, l'entusiasmo, la gioia anche. Della, quasi la cupiditas dell'informazione dell e della conoscenza. E um, ecco, mi veniva in mente appunto che questa, um, questa struttura viene poi ripetuta anche all'interno, soprattutto nei libri degli animali. Plinio parte dall'animale più grande fino ad arrivare agli insetti, l'animale più grande è l'elefante. E poi anche qui viene, viene alla luce l'elemento romano centrico. L'elefante è stimato e apprezzato perché ha dei comportamenti da cittadino romano: si comporta come un uomo e si comporta da bravo cittadino romano. Altra, anim, altro animale che ha un comportamento politicamente corretto, dal punto di vista romano, è l'ape. Quindi le api e gli elefanti sono un po' come i legionari e sono un po' come i sudditi dell'età dell Flavia e quindi è, anche, è simpatica questa lettura antropocentrica, romanocentrica che Plinio fa anche sugli animali non è Cornel Lorenz però diciamo che eh, sono molto belli i, i libri sugli animali, infatti io e i miei allievi che vogliono fare veterinaria assolutamente consiglio la lettura dei libri dedicati agli animali nell'edizione della Burr ecco mm vediamo se. Sì. Ah ecco, qui appunto l'elefante, poi, una... poi ci sono anche gli animali fantastici, gli animali mitologici, gli animali mostruosi, questa è la Fenice per esempio, in un mosaico paleocristiano, ma ehm, Plinio parla della Fenice, ne parla e eh, nella Naturalis Historia ovviamente è tra gli animali non, diciamo così, non certificabili, però ne parla. Ecco, poi io ho scelto anche questa immagine perché certi ritratti, certi camei, certi quadrettini, eh, non voglio dire che Plinio sia uno scrittore di lì, da prosa dell'arte, ecco, bisogna poi restare anche attenti, io sono un po' incappato in questo errore, di tradurre Plinio come se fosse un autore di prosa d'arte, no? Ho avuto un po' questo approccio un po' alla proto-novecentesca, un po'. Parte che lo dichiaro nel mio libro, che io sono figlio della sensibilità della... Della Sengswud decadente, sono figlio di questa cultura liberty proto novecentesca, anche per colpa dell'autore su cui ho fatto la tesi, che era un pascogliano sfegatato. E quindi, figlio di questa cultura, io ho portato, eh, porto un po' nel mio fare critica questo approccio un po' estetizzante e decadente. Ecco. Per cui tendo a un po' a manipolare il testo, ma mi piace, lo dico che a me piace manipolare il testo, mi piace fare il mio. I testi che leggo e traduco e mi piace prendere spunto come hanno preso spunto anche alcuni poeti eh, del rinascimento eccetera e ehm, l'effetto eh, che dà a volte la prosa di Plinio è, è questa di queste pitture o di questi mosaici o di queste eh, raffigurazioni molto molto raffinate molto nitide molto nitide ah poi è interessante che dal punto di vista lessicale Plinio perché dà spazio a tutto il vocabolario, anche tecnico, anche i neologismi, al linguaggio anche degli artigiani. Per cui è un autore che spesso lo si vede citato nei vocabolari e nei, nei testi di storia della lingua latina e di lessicografia e di linguistica, perché questa sua attenzione. Lui non scrive per fare letteratura, poi c'è la, la morte con Livio, perché, appunto, Livio lui si fa, si fa bello, no? A questo, accusa narci, di Livio di narcisismo e di egocentrismo, e invece lui, appunto, vuole scrivere la verità, vuole scrivere la realtà, vuole scrivere per essere utile, e intanto questo approccio permette ehm, l'utilizzo di una lingua molto concreta, molto pratica. Ecco quindi gli effetti che, che Plinio dà sono un po' quelli di questi mosaici, di questi affreschi, di questi eh, dipinti. Poi, vabbè, io. Mentre scrivevo, ci cioè ho impiegato cinque anni, era l'epoca di Caggiano per cui erano periodi eh, diciamo, di grande lavoro, io appunto in quegli anni difficili in cui avevamo tanto da fare, c'era l'alternanza scuola-lavoro, tante riunioni, Voi sapete che il dramma di noi insegnanti è, è quello di avere tanto lavoro e quindi quando un insegnante come me decide di, di studiare, di approfondire e di scrivere a volte deve sacrificare le domeniche, porzioni di vacanze o le serate, perché eh, il tempo per leggere e per scrivere non è molto. E dicevo appunto, in questi, questo, questi anni difficili, io ho dovuto, ho fatto veramente fatica a scrivere questo libro, perché lo continuavo a scrivere, poi lo interrompevo, poi lo devo riprendere, e quindi ho dovuto eliminare un sacco di ripetizioni. Eh, a un certo punto non mi ricordavo neanche più un mese fa, 15 giorni fa. Quale file avevo, su, su quale file avevo lavorato, quale argomento avevo toccato e trattato. E quindi è stato molto difficile portare a termine questo lavoro perché alla confusione di Plinio si aggiungeva la mia e poi anch'io come Plinio tendo a, a divagare, divagare, per cui lui divagava, io divagavo su di lui che divagava. Morale della favola, ho avuto dei momenti di panico, di veramente di panico. Grazie a Dio mi è venuto in aiuto la poesia mi è venuto un aiuto alla poesia mentre scrivevo il libro eh, di Plinio il Vecchio, ne ho scritto uno di poesie ispirate proprio sia a Plinio il Giovane, sia alla cultura dell'età dei Flavi e anche all'epoca Traianea. E ne è, è nato questo libro, che è diviso in tre sezioni: una prima, dedicata, una prima sezione dedicata a, 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 a Plinio il Giovane. Tra l'altro su Plinio il Giovane mi hanno, di scrivere, mi hanno chiesto la nodo di scrivere un libro, però io non me la sento di scrivere un libro su Plinio il Giovane perché non ho tempo, e poi perché ci sono già sono già stati scritti libri bellissimi. Per esempio, dopo un libro come questo è inutile scrivere un libro su Plinio il Giovane. Questo libro qui di Daisy Dawn, all'ombra del Vesuvio, è una vita di Plinio il Giovane, costruita, però così bene da inserirci anche la vita di Plinio il Vecchio. Dopo un libro così. Penso che per un po' di anni non si potrà più scrivere un libro su Plinio il Giovane perché è veramente ben fatto. Questo libro qui è veramente ben fatto. E, um, però mi sono rifatto scrivendo un ciclo di poesie su Plinio il Giovane. E poi ho creato anche parallelamente il canzoniere, il Liber, il liber di Carmina di un, di un amico di Plinio il Giovane, Octavius. E poi l'ultima sezione è l'apoteosi di Lucrezio, dall'inferno l'ho mandato in paradiso, ho fatto un'operazione dantesca, um, e così mi sono divertito a scrivere anche delle poesie. E, um, anche se in questo libro devo dire che c'è un capitolo dedicato, questo è proprio tutto mio, tutto mio è proprio un capitolo, mentre gli altri capitoli sono, diciamo così, scolastici, diciamo um, divulgativi. Invece, il capitolo decimo sulle variazioni poetiche è proprio un, um, un, um, un testo di sperimentazione di traduzioni, dove io mi diverto a tradurre in poesia alla maniera, imitando lo stile di Gian Piero Neri, di Franco Buffoni, di Guido Ballo. Ho fatto queste specie di operazioni mimetica di gio gioco, ho giocato con lo stile di alcuni scrittori che avevano delle analogie con Plinio e ho tradotto poeticamente, con questo taglio lirico, ho tradotto appunto alcuni passaggi, questi passaggi suggestivi, idilliaci, questi cammei, queste descrizioni, questi pezzi tratti dai da libri dell'arto sugli animali e ho appunto creato degli epigrammi pliniani. E quindi, e però, ecco, nella sezione su Octavius, di Octavius, ci sono due poesie dedicate a, a Plinio il Vecchio, che sono un po'. A me piace, mi piace la critica, sì, va bene, mi piace la storia della letteratura, però mi piace poi quando la poesia fa un po' la sintesi, e il fulmine in clausola è quello della poesia. E allora mi sono permesso di sintetizzare la vita di Plinio e. Lo spirito della naturalis historia, in due poesie. Epigrafe di Plinio il Vecchio, anni e anni il Vesuvio ha aspettato proprio me, per farmi testimone di tutto il suo divino furore. Così non ho esitato a morire al cospetto di quella natura possente che per un'intera vita senza requie ho contemplato. Ora sazia la mia sete di conoscenza non mi dica così, eh, mi offendo. Eh, Io non voglio somigliare a Leopardi. No, eh, purtroppo. Bellissimo. Purtroppo non possiamo non dirci Leopardiani e quando lo scopo mi fa male. Mi fa male. Poi... Eh, che leopardiani. Eh. Vedete che era destino? È colpa di Plinio. Eh? Allora, Epigama della Naturalis Historia. Qui mi sono divertito come marziale a far parlare gli oggetti. Marziale, Nelni, Xenia fa parlare eh, negli Apoforeta, fa parlare gli oggetti. E io faccio parlare appunto la Naturalis Historia che dice, se mi leggi con pazienza, a poco a poco nel Tempio di Minerva e nel suo giardino ti ritroverai. Non temere poi di perderti nel mio labirinto, più grande meraviglia. Contempla invece il regno del divino pneuma, l'umana avventura, le scienze. Livio di Roma raccontò le imprese, io la gloria della natura. Ecco. C'è qualcuno... Qualche intervento? Nessun intervento, il primo, prego. Siamo sì, Mondelli e poco fa, un caso da professore. Qui il punto di vento eh, per, per, eh, per questa lezione, volta che avevo modo di ripetere la sociale. In aprile eh, in presentazione di, una, di uno spettacolo centrale preparato dal Bianco da Sociale proprio per il millennials di eh, Quindi ci sarò io e il eh, che inizierà a la città di Como, e questo augusto nostro concittadino, eh, Non ha messo ovviamente delle... delle le vocazioni della, della naturalista storia di io il suo libro, cioè, quello che abbiamo presentato oggi, in cui non ha fatto vedere la, la, la copertina. Eh, chi non l'avesse letto io ti invito veramente a, a leggerlo perché è molto ricco, molto, molto pieno di, di, di punti interessanti e riesce in, in una cosa che non è ancora accettabile nessuno, cioè quello di presentare il video come un grande scrittore, sicuramente un grandissimo formatore, ma eh, dicono che scriveva male. In realtà ci sono dei passaggi molto brevi nell'apertura di segue molto chiaramente, ma il, ecco, il professor Picchi nel suo ultimo capitolo riesce con i suoi iPhone, con le sue poesie, di cui abbiamo avuto un, un piccolo accenno adesso a, a trattare il video come in realtà era. Lui era un grande rete, ricordato da tutti gli anni, e a noi rimane soltanto una piccolissima parte quello è, di quello che c'è rimasto, cioè di quello che è, di quello che è stato. Uh, lui è stato soprattutto lo storico, e noi di questo abbiamo morto, quindi, perso uh, tutto se non uh, alcuni cenni derivati dalla da, da Germania il Tacito e da uh, alcuni passaggi di Ecco, come cioè, dicevo, per molti anni noi abbiamo a Como, abbiamo pensato a un video quasi marmorizzato sulla, sulla cattedrale, che soltanto si soltanto è certificato lì. In realtà è una figura di poter quella molto molto viva e in questi due anni, 2023-2024, cerchiamo di e eh, portarlo all'interesse cittadino, non tanto nazionale e internazionale, perché in questi anni si è, si è scritto tantissimo di più. Si è scritto molto di più di più di quanto sia stato scritto di Seneca o lo stesso Cicerone, che è un po' strano, ma perché in questi anni è stato molto, uh, molto, cioè, poco, 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 poco valorizzato. In realtà ha ancora molto, molto da dire. I ragazzi poi che sarà adesso vi invito veramente di porre attenzione alla prossima 2324 perché ci saranno delle iniziative che cercheranno di riportare il nostro antenato alle nostri che rispetto. Grazie. Grazie Ci sono... no volevo chiedere volevo chiederle una cosa lei ha evocato Lucrezio e... scusatemi lo dico da intervengo su un terreno che nel poco mi è congeniale come lettore ma non come studioso e... Lucrezio fa una stessa identica operazione. Sì. io lo preferisco. Sì, Sì, sì Lucrezio è fa un'identica operazione in modo diverso. Sì, mh, Lucrezio è il primo, diciamo, autore scientifico. Utilizza però term... lo strumento della poesia. Lo fa e questo è interessante perché rifacendosi alle esperienze di Ennio e ai poemi cosmologici greci, che tra l'altro sono la base della, della storia della filosofia, perché i primi autori sono dei poeti. E qui mi piace citare l'interpretazione dell'amico Angelo Tonelli, allievo di Colli, studioso di Nietzsche e studioso, non solo grande poeta, e studioso anche di, di, di presocratici e traduttori di tragediografi. Angelo Tonelli mi ha insegnato che. I primi Parmeni, Deraclito, i primi filosofi greci spesso secondo lui erano influenzati dallo sciamanesimo caucasico. Quindi c'è qualcosa, una traccia dello, dello sciamano, perché eh, la, la, la loro poesia ha qualcosa di sciamanico. Vabbè, chiuso questo inciso che è molto suggestivo. Il, um, Lucrezio sceglie la poesia e in fondo sceglie lo strumento di una nuova religione. Porta la verità di Epicuro parla di Epicuro come di un profeta, però è chiaro che il, il, il rapporto enciclopedico è ridotto perché deve, dice meno cose, poi è centrato sulla filosofia epicurea. Mentre negli altri eh, pensatori romani possiamo parlare di sincretismo e quindi ci sono infiltrazioni di altro pensiero. Lucrezio è, è più rigoroso, insomma, è, fondamentalmente epicureo, quindi ha una filosofia ben precisa. Poi lui si pone in polemica con la sua epoca, cioè Lucrezio, Cicerone lo ama come poeta, ma ideologicamente lo condanna, perché l'epicureismo in quell'epoca della Repubblica, in quell'epoca cesariana, in quell'epoca di, di grandi campagne militari, il messaggio dell'epicureismo era politicamente scorretto. L'ateismo.. Poi c'era, per amor di Dio, Cesare era ateo, però ufficialmente lui era pontefice e non toccava la religione, lui rispettava la religione dei suoi soldati, perché anche se gli aruspi ci dicevano, dicevano oggi non bisogna fare la battaglia perché un giorno in Fausto, e anche se c'erano le condizioni oggettive, Cesare non faceva battaglia, perché diceva i miei soldati dopo mi combattono male, se sanno che li mando in battaglia in un giorno in Fausto. Quindi Cesare faceva un uso... Strumentale machiavellico della religione. Poi era ateo, molti ammiravano Lucrezio, però ufficialmente non, almeno all'inizio non si poteva. Dopo è vero che anche Virgilio sarà lucreziano, si rifà a Lucrezio. Lui vuole chiudere la sua vita, vuole terminata l'Eneide, vuole ritirarsi in questo simposio, in questo chepos epicureo eh, a Napoli e dalla scuola del suo maestro e dedicarsi alla filosofia perché la vera passione di Virgilio era la filosofia. E, um, però il, um, certo, Lucrezio ha fatto un'operazione, però c'è la poesia che lo costringe, innanzitutto l'opera di Lucrezio è, è più ridotta. Poi Lucrezio sceglie alcuni fenomeni, vuole colpire i fenomeni della superstizione, quindi soprattutto i fenomeni atmosferici, eccetera. Certamente anche lui poi si occupa di sessualità, si occupa di antropologia, c'è l'interessante storia della civiltà. Che poi verrà recuperata da Vico anche lui come, come, come Plinio ha una visione pessimistica dell'uomo, ha questa idea che l'uomo è avido, è scontento, insoddisfatto, certamente Lucrezio è, però non dimentichiamoci che Lucrezio è un autore un po' imbarazzante e che veniva ammirato, ma diciamo così, non ufficialmente. Quindi, era un autore imbarazzante. Vabbè, sì, per era un. Sì, 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 sì. Sì, sì, infatti è vero, sì, sì, sì. No, no, invece la natura è in plinio, sì, sì, è giusto. Sì, sì, sì. Torniamo ai titoli, sì.

sì. sì, anche la natura è diversa. Perché in Lucrezio è più filosofico questa idea di natura, mentre in Lucrezio è più in sono le potenzialità della natura, le risorse della natura, le, le, anche le energie della natura, cioè quello che mi può servire. In Lucrezio c'è più il bisogno della conoscenza. Quindi è più greco, più pende di più verso, verso la sua eredità greca, verso la spinta di Epicuro. Lui ha questo spirito guida che è Epicuro. Tant'è vero che in ogni canto, in ogni, cioè in ogni libro, c'è l'omaggio a Epicuro, c'è riferimento a Epicuro. Quindi lui, eh, Lucrezio pende più sulle fonti greche, mentre in, in Plinio c'è, indubbiamente le fonti greche, però c'è sempre il, lo spirito guida, guida di Plinio è Cattone, il censore, non l'Epicuro. Quindi vedi che siamo... E poi la natura è vis, è una natura che è una vis. È più energia, è più eh, quello che... Non l'essenza delle cose, ma l'impiego delle cose. L'usus, l'usus, è una natura che è più pragmatica, che è sottostà all'approccio eh, utilitaristico e pragmatico eh, dei romani, operativo dei romani. Mentre Lucrezio è più anche se in Lucrezio c'è questo livello che la conoscenza è farmaco. Cioè la conoscenza è una terapia. E quindi Lucrezio parte dal principio che l'ignoranza genera paura, se io abbatto l'ignoranza vinco la paura. Questo concetto. Certamente Plinio tiene presente Lucrezio ma va oltre, non, mm, allarga le categorie. Eh, sì, 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 è vero, sì. Diciamo che non ha, non ha la purezza di lui. Non ha la purezza di lui. Mi spiegano. Che è iniziato come fonte, secondo il presidio, e con il guarda quasi in meno rispetto al fonte. Prima la passeggia. Sì, 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 è vero, sì. Sì, un po' infantile, un po' naif, sì. C'è questa, sì. Due, se non ci sono altri interventi. Due Mizi, non mi uccidere per la domanda ci sono Allora, eh, il primo è, vecchio è distrattato anche nei manuali, non la la fina perché è poco spazio è dedicato la procedura. Io testa mi dedico, leggo un'ora, due ore, pure segnalati del giovane, tra l'altro. La prendi uno. Ecco, i sì, due a posto, <ride> per sono per per un po'. Eh, la mia ti porta fatto che come hai detto tu è encipiopedico e la mia è che scelgo, no? Quindi sì, si parla di un pezzettino di questo, un pezzettino di quell'altro, però certo, ecco, ed è finita lì. E invece ti chiedo se uh, anche nei prossimi giorni, quando vuoi, io, come la sua produzione di lettere, ma è una tipologia testi, un eh, percorso che possiamo fare, un po' più corposo e, e via... Un'idea di no? quanto in realtà può essere a la lettura di una figura di questo tipo, perché viene sempre, ripeto molto messo secondo piano. Sì, certamente si possono fare delle, dei percorsi. Per esempio, ehm, è interessante le pagine dedicate al papiro, dedicate agli orologi, al papiro, sì, agli orologi. Lei una teoria dice che le tre grandi invenzioni sono. L'orologio, l'alfabeto e il radersi. Farsi la barba sono le tre, tre grandi rivoluzionari. Noi non so, noi diciamo la stampa, l'internet, no? Per Plinio è l'alfabeto, la, il radersi e la misura del tempo. Poi c'è, non so, appunto, le pagine dedicate al papiro, alla carta, alla scrittura. Sì, ci sono diversi percorsi, gli animali. Queste anticipazioni di Leopardi si possono fare, se è possibile, sì, ma già nel mio libro ci sono. No, ecco, per esempio no, no, non ho riportato la parte sul papiro, quella sull'orologio, quella sul vetro, perché sono già, spesso nei libri di storia ci sono. Per esempio nel nostro manuale di storia che abbiamo in adozione adesso c'è il QR code per leggere la descrizione del, del vetro, l'invenzione del vetro. Poi c'è anche famosa l'invenzione della pittura. Cioè, ci sono queste, eh, queste pagine sono molto gettonate, soprattutto ecco, come è nata la pittura, come il vetro, il papiro, l'alfabeto. Sono pagine di Plinio diciamo così, tecnologiche che vengono spesso visitate. Ecco. Ma io, avendo fatto un approccio estetico alla ricerca della bellezza, alla ricerca di pagine belle, e per sfatare un po' questo mito del Plinio che scrive male, che scrive da burocrate, che scrive un elenco, che scrive in maniera fredda, eh, ho, ho fatto un altro tipo di percorso, però, ci sono queste, eh, queste pagine che so, meritano, ecco, proprio per la conoscenza della cultura materiale e della storia della civiltà sono importanti. Vorrei prendere esempio della filosofia di nel Sì, sì. Sì, beh, tanto adesso c'è un po' questa abitudine di, di rivedere tutto, di fare del revisionismo su tutto. C'è un po' questa abitudine. Comunque, il, che cosa ha preso da Plinio, eh, che cosa ha preso da Epicuro Plinio? Ha preso il concetto della mortalità: che dopo la morte non c'è nulla, che l'uomo si dissolve e non c'è quindi una, una trascendenza dell'anima. Ecco. Ha preso questo soprattutto. Da Epicuro, questo scetticismo sul dopomorte, sul postmorte, questo preso da Epicuro soprattutto. Scusa, contraddicendosi anche dopo perché in realtà il senso della mortalità in Plinio non lo si percepisce perché i romani avevano questo culto dello Stato, avevano questo culto di Roma, questo culto della civiltà romana, per cui era lì che loro trovavano la loro immortalità. Cioè, in fondo, come individuo io muoio, e mi dissolvo e non resterà più nulla. Però quello che ho fatto, il mio servire lo Stato, il mio servire l'imperatore, il mio servire la dea Roma, la Respubblica, questo mi rende immortale, mi fa diventare organismo mi fa sparire misticamente dentro l'organismo dello Stato e del, della missione di Roma. E questo è bellissimo, perché i romani eh, non, non morivano mai. Eh, se, cioè non riesco a non citarmi. C'è una poesia che ho scritto sui romani che dice così. Quando un romano muore, romano antico ovviamente, eh, quando un romano muore non può marcire, non sa nulla nella luce, scolpito, diventa eterno. Questa idea della scultura, dell'essere scolpito, dell'essere inciso, cioè sulla materia, no? Lascio il segno. No, insegnare vuol dire lasciare il segno, no? Lini ha lasciato il segno nella Naturalis questa Quest'idea che l'immortalità, un po' foscoliana, questa idea... Di Foscolo, che però è vera, è vera, laicamente vera, che noi, noi veniamo ricordati nella nostra eredità, nel, in quello che lasciamo, nel, se abbiamo giovato agli altri, no? E questa è la massima, di, di, la famosa massima, aiutare mortale, no? Questo è un po' il modo per immortal, raggiungere l'immortalità, il servizio. Però non è buonistico, perché Plinio non è buonista, ma è questo giovare inserendomi nella missione e nella provvidenziale di Roma e nella civiltà romana. Quindi da una parte lui dice io come individuo, io Plinio morirò come individuo, ma come funzionario dell'impero, come autore della naturalis historia, come scriptor, io, io permango, io sono eterno. Sì, sì, è vero, sì, sì, c'è qualcosa di protestante. Sì, sì, c'è un po' di protestante. O per in qualche modo i comunque ritornano a quella spiegazione, se vogliamo, in genere del fatto del mondo, che è la tipica è il presolatici. E poi però anticipano anche dei temi che sono poter. Perché quest cioè, questa, questa idea viene la continuazione, questa è un cinema. Questa è probabilmente già insieme proiezione di quello che resta un, un singolo individuo, di una specie intera. Ah, ma sì, ma l'idea evoluzionistica sotto sotto c'è cioè, non è mai dichiarata, ma sì, leggendo Plinio si ha questa idea dell'evolversi. Anche se poi lui dice che a un certo punto l'evoluzione si interrompe e tutto collasserà. Perché lui ha questa visione stoica. Però sì. sì, e qui mi viene da dire che ha ragione Leopardi. Loro non avendo la scienza potevano È sognare. Okay. Potevano. E anche Nietzsche. E potevano sognare, sì, potevano fantasticare. Avevano questo approccio fantastico. La fantasia era uno strumento di conoscenza. E invece noi abbiamo questo approccio algoritmico per cui... È diventato più. No, no non... no, non generalizziamo però, insomma. Va bene, ma io... Sì, 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 sì. Sì, perché è vero, il senso dello stupore c'è sempre. C'è sì, sempre. Sì. No, però, professore, non è una panelizzazione della scienza, perché gli ultimi cento anni di riflessione sul metodo scientifico sono arrivati a capovolgere completamente gli assunti metodologici della filosofia positivista della scienza, cioè nulla anche nella scienza è certo e la sua grandezza sta nell'incertezza, ma soprattutto voglio citare eh, Feyerabend, Uh, grande eh, il metodo eh, grande non, esiste. non esiste, tutto sì. porta alla, alla verità scientifica, purché ovviamente dentro un quadro metodologico che possa essere, citando Popper, falsificato. Però anche l'idea, e forse questa ai nostri ragazzi la dovremmo dare, questa idea, proprio perché siamo in un liceo scientifico. Perché spesso ho l'impressione che noi rima siamo rimasti un po' fedeli al metodo positivista, per cui la scienza come una certezza assoluta. La scienza non dà nessuna certezza assoluta, anzi il suo metodo è di continuare perennemente a migliorare quelli che sono i risultati, quindi di fatto non c'è nessuna certezza assoluta, solo la teologia e la fede danno certezze assolute e nel dubbio. O pascanarianamente scommettendo sull'esistenza di Dio, ma la scienza è proprio la ricerca continua. Quindi, in realtà, tra Plinio e Lucrezio eh, è una discussione abbastanza inutile di dire chi è il problema: è che loro se lo sono posti questo problema. cioè, quando all'inizio dicevo noi abbiamo trascurato e noi moderni trascuriamo questi contributi, è perché noi trascuriamo il fatto che eh, la domanda chi siamo e che occasione il mondo rimane sostanzialmente in evasa. E quindi eh, qualsiasi ritorno indietro, per esempio prima si evocava Vico, ma Vico ha avuto una riscoperta dal punto di vista di una riflessione antropologica e filosofica dell'uomo, notevolissima, meno in ambito italiano che non in ambito anglosassone, critica della cultura, il linguaggio, la, la costruzione eh, del linguaggio. E quindi noi invece rimaniamo fedeli a una sorta idea di scienza per cui chiediamo alla scienza certezze laddove la scienza certezze non ce ne dà, se non parziali e temporanee. Eh, solo l'esistenza di un Dio può dare, dare certezza, ma la scienza assolutamente no. E si è dissolta nel Novecento l'idea della scienza che dà assolutamente certezze. Tutte le teorie scientifiche della seconda metà del Novecento hanno sostanzialmente distrutto l'idea della scienza positivista e la filosofia ha fatto con Nietzsche la sua parte e Leopardi, che per me è il più grande filosofo dell'Ottocento, sì, eh, hanno fatto la loro parte in questa. Eh, in questa condizione umana, che poi è quella che descrive Plinio, ma anche, ma anche eh, eh, Lucrezio, di questa precarietà costante. Certo. Cioè, anche le nostre idee ambientaliste si scontrano poi con una dimensione oggettiva. Dicevo, in collegio: non basta piantare un albero per, per avere. Ma bisogna capire che la condizione umana. Il rapporto con la natura è sempre un rapporto problematico. Eh... Certo, certo. Quindi essendo problematico non ha certezze. E forse rispetto a noi il limite di Plinio è nel fatto che lui ha la certezza che questa sua enciclopedia serva realmente. E indubbiamente può essere stato... Sì, sì, ma Plinio ha tutti... Cioè no, non facciamolo diventare un genio. Mm. È un genio perché è un romano. E questo lo rende geniale, lo rende grande perché appartiene alla stirpe romana, alla cultura romana, alla civiltà romana. Però in realtà lui incarnava le idee dei ben pensanti dell'epoca di Flavio. Quindi lui aveva anche quell'ottimismo, era un funzionario, contento del suo imperatore, per cui in fondo problematizza poco. E se lo fa lo fa ingenuamente senza accorgersi della, della portata. Diciamo. Lui in fondo è un ottimista, è pessimista, però in fondo alla fine è ottimista perché è è un funzionario, un ingranaggio di un sistema che finalmente sta funzionando, quello dei Flavi. Un'ultima domanda provocatoria, partendo da Plinio. Perché la monumentalizzazione della cultura latina è stata ormai abbandonata, rimane la monumentalizzazione della cultura greca. Quando parlo intendo monumentalizzazione mm -hmm. L'estrapolare queste culture dal loro contesto storico rendendole metastoriche, ma penso, penso che questo sia un po' colpa dei greci che hanno questa grande vocazione all'astrazione, cioè loro hanno fatto di tutto per farci credere che loro, con la filosofia, la scienza e l'arte avessero raggiunto questa. Questa perfezione platonica e penso che sia dovuto un po' a questo, questo DNA platonico che c'è nei greci. Anche se poi scopriamo dopo che le, 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 le statue erano dipinte con effetti kitsch pazzeschi, perché scopriamo che ci sono tracce di colore sulle statue, quindi non erano così marmore, così olimpiche, così Appolline, ma c'è anche il Dionisiaco. Ci insegna che c'è il Dionisiaco anche nel, nell'Apollineo greco. Mm. Non lo so questo, penso che sì, ma anche perché i romani avevano una vocazione al realismo, ci hanno abituati a raffigurare i, eh, le rughe sui volti dei lari e dei penati, ci hanno abituati, basta leggere un romanzo, basta leggere satirico, basta leggere marziale, noi abbiamo questa visione crassa, anche un po' truce e un po' um, picaresca dei romani, perché i romani stessi, ridevano di se stessi, erano capaci di fare dell'ironia. Già il greco è più difficile, perché il greco è elitario, almeno il greco antico, c'è questa vocazione un po' elitaria, no? a volte esoterica, no? un po' della cultura greca, per cui facciamo fatica a, ad accettare, non so, certe scurrilità, sì, solo Aristofane, però... Aristofale è qualche epigrammatista, però in realtà i greci sono sempre così idilliaci, così ideali, così perfetti, no? che ci fa anche comodo questo, perché io, io devo dire che, che è rassicurante, la cultura greca con questa sua astratta perfezione è rassicurante. Poi invece i romani, abbiamo, abbiamo tante, tante, tanti documenti dei romani, conosciamo i loro vizi, poi i romani sono passati anche alla storia no? con questa volgata della corruzione, della decadenza, che loro stesse formulavano, perché il senso di decadenza, del fatto che st noi stiamo declinando, questa visione crepuscolare di se stessi, l'avevano i Romani stessi, Tacito, Seneca, Plinio, questa idea che un giorno finiremo, noi che siamo i dominatori del mondo, un giorno ci estingueremo. Quindi i Romani stessi, hanno, anche con un certo compiacimento, hanno parlato delle loro, della loro precarietà, della loro fragilità. Il greco è più asettico. Anche se le origini della filosofia greca Anche se i fenaticos sono sciamenti che sono, sono orientali, sono caucasi, che sono... Beh, ringraziamo. Beh io ringrazio il pubblico ovviamente per, questo... per la pazienza.